giugno 1934. Guglielmo Marconi, in navigazione nel Mar Tirreno sul Panfilo Elettra, effettua le prime ricerche sul radar. La figlia Elettra, che allora aveva 4 anni, ha assistito a quegli esperimenti. Lui faceva gli esperimenti, prima eravamo mia madre e io testimoni, e l'aiutavamo a mettere i lenzuoli intorno alla cabina del comandante, poi lui con il timone entrava fra le due boe e navigava così alla cieca, e poi faceva venire gli scienziati, anche gli ammiragli, a testimoniare che appunto i suoi esperimenti avevano successo. Fin da ragazzo Marconi si appassiona alle ricerche sulle trasmissioni. Nel 1895 a Pontecchio, presso Bologna, realizza un trasmettitore le cui onde superano una collina, oltre la quale il colono Mignani riceve i 3 segnali brevi della lettera S e spara un colpo di fucile per confermare l'ascolto. La radio è stata inventata, ma il ministero italiano giudica la scoperta inutile. Marconi potrà brevettare l'invenzione solo in Inghilterra. Installa sul Titanic una radio che consentirà il salvataggio di centinaia di naufraghi. Il 12 febbraio 1931, Guglielmo Marconi, alla presenza di Pio XI, inaugura la Radio Vaticana da lui progettata. L'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio dello Stato della Città del Vaticano. Si occupa anche di televisione, ma il 20 luglio 1937 muore per un attacco cardiaco a Roma. Tutte le radio del mondo saluteranno con un minuto di silenzio questo grande genio italiano.